Ciao a tutti, ho deciso di registrare questo breve video dopo che ho ascoltato quel bel messaggio che Corrado Salme ha pubblicato sul suo profilo. L'ascoltavo qualche minuto fa, ricordava quello che di drammatico oggi è accaduto a Bruxelles, questo ennesimo atto, lui diceva giustamente, di guerra dichiarata. È una guerra effettivamente, una guerra ideologica, una guerra di religione, una guerra che parte dal presupposto che qualcuno ha ragione, che qualcuno ha torto. Condividevo proprio in questi mesi, in queste settimane con mia moglie, il fatto che davanti a Dio spesso non conta tanto il torto o la ragione, ma quanto il motivo del cuore che ci spinge a fare alcune cose. Sono alcune settimane che sto meditando su due versetti che si trovano nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, sono il verso 19 e il verso 20, dicono così: ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non adempie la giustizia di Dio. Il Signore mi ha parlato in questi tempi su questo versetto particolarmente perché vedo che noi stiamo vivendo in un tempo veramente arrabbiato. Le persone sono arrabbiate, le persone sono arrabbiate con se stesse, arrabbiate con Dio, arrabbiate con gli altri. E la cosa drammatica non è tanto questa, è che nelle nostre comunità, nelle comunità cristiane, un po' di ogni denominazione, non soltanto in quelle evangeliche, ma noto che in quelle evangeliche è particolarmente forte questo. C'è questa rabbia, questo desiderio di giustizia, quasi che ci sia una gran parte di credenti che si sente come investita dall'alto, da Dio, di essere gli adempitori, scusatemi il termine, passatemelo, della sua giustizia. Ci si sente come investiti dall'alto di portare la giustizia di Dio per far valere la ragione di Dio, quasi che Dio avesse bisogno di avvocati, di difensori. In realtà Dio ha bisogno di ambasciatori, ma che siano ambasciatori del suo carattere, ambasciatori non della sua perfezione, che chiaramente nessuno di noi è perfetto, però ambasciatori di un messaggio che è il più bel messaggio che si possa ascoltare su questa terra, che è il Vangelo della grazia, il Vangelo del regno di Dio. Pensavo quanto tempo buttato via nelle nostre comunità a farci la guerra, a vedere se siamo seguaci di uno piuttosto che di un altro, e questo perché abbiamo la mentalità della Chiesa, ma non abbiamo la mentalità della cultura del regno di Dio. Perché se tu vedi le cose dal punto di vista del regno di Dio, tu troverai punti in comune con gli altri. Se tu invece hai la visione della Chiesa o della denominazione, vedrai tutto quello che ti differenzia dagli altri, tutto quello che non è in linea con quello che altri pensano, allora gli altri sono dei nemici che vanno eliminati. Peggio ancora quando questa gara diventa una gara per i ministeri, una gara per il pulpito, dove un sacco di persone entrano nelle nostre comunità con dei fallimenti nella vita, fallimenti nel matrimonio, fallimenti nell'area lavorativa, e allora si cerca il riscatto in un pulpito, in un ministero che ci dia riconoscimento e che sia il riscatto dei nostri fallimenti. Il nostro riscatto è Gesù Cristo. Ma quando noi non sperimentiamo a fondo il riscatto che viene dal sacrificio di Gesù per noi, abbiamo bisogno che qualcosa ci riscatti, e drammaticamente. Spesso nella vita delle nostre comunità si sente dire, si sperimenta anche di persona che c'è questo volere quello che gli altri hanno, fare quello che gli altri fanno. È veramente disarmante tutto questo. E oggi pensavo quanto, dopo ascoltando le parole di Corrado, quanto noi rischiamo veramente di perdere via il tempo, di buttare via il tempo che ci è dato dietro al farci la guerra, dietro al criticarci, dietro al parlare male, quanto tempo, quante energie, quanta fiducia, quanta amarezza, quante malattie anche vengono da questa amarezza continua che c'è dentro
è il male di questa generazione. Il male di questa generazione è questa insoddisfazione interiore, questo voler raggiungere per forza un punto di visibilità. E questo versetto mi rimbomba veramente nella mente, nel cuore da tempo. L'ira dell'uomo non adempie la giustizia di Dio. La giustizia di Dio non ha niente a che vedere con una dottrina giusta. La giustizia di Dio non è affermare che tu hai ragione, che tu sei meno colpevole di altri, che altri hanno sbagliato e che devono pagare, che altri devono riconoscere i loro errori, devono pentirsi pubblicamente. Gesù non ha mai fatto queste cose. Gesù non ha mai portato uno dei dodici o uno dei discepoli che ha sbagliato davanti agli altri a chiedere che facesse il primo passo, a umiliarli. Gesù è venuto per umiliarsi e rialzarci dalla nostra umiliazione. Davide dice in un salmo che il Signore rialza il misero dal pantano fangoso e lo fa sedere tra i principi del suo popolo. Questo è il cuore di Davide, questo è il cuore di Gesù. Noi siamo chiamati a rialzare gli altri, invece drammaticamente noi cerchiamo di abbassare gli altri credendo che questo porti noi in un punto più alto. In realtà, quando noi gettiamo fango sugli altri, stiamo noi perdendo terreno, perché stiamo togliendo quel fango da sotto i nostri piedi, stiamo perdendo terreno noi. Tutto questo per invitarci, invitare me prima di tutto, ma invitare ognuno di noi a meditare bene su questo. La giustizia di Dio ha a che fare con il sacrificio di Gesù. La giustizia di Dio non è la morte del tuo nemico. La giustizia di Dio è quella che ha adempiuto Dio stesso nella vita di Stefano, lapidato da alcuni uomini con l'approvazione di Saulo, cioè di Paolo. Due capitoli dopo, da Atti 7 a Atti 9, si vede la giustizia di Dio. Il carnefice diventa il più grande propagatore dello stesso Vangelo che Stefano aveva propagato. Questa è la giustizia di Dio, questa è la giustizia di cui parla Paolo nel capitolo 12 della lettera ai Romani, quando dice: lasciate fare all'ira di Dio. Se il tuo amico ha fame, il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, così radunerai dei carboni ardenti sulla sua testa. La giustizia di Dio non è l'ira dell'uomo. La giustizia di Dio è l'amore di Dio. La giustizia di Dio è che il tuo peggior nemico sia riscattato e diventi un tuo fratello, un tuo collaboratore. Quanto noi abbiamo frainteso questo messaggio, quanto noi portiamo le logiche del mondo e le logiche del peggiore spirito di questo mondo nella vita del regno di Dio, dove ci facciamo la guerra e dove dobbiamo affermare una nostra giustizia. Noi non dobbiamo affermare la nostra giustizia, noi dobbiamo essere ambasciatori di un messaggio che parla della giustizia di Dio, e la giustizia di Dio è la giustificazione del peccatore, cioè è il renderci conto che i nostri peccati, i peccati degli altri sono stati perdonati. Ed è drammatico ed è sconcertante che noi predichiamo il perdono dei peccati in Cristo e siamo i primi a sottolineare i peccati degli altri. Ma noi crediamo o no che i nostri peccati e i peccati degli altri siano stati davvero pagati legalmente dal sangue di Gesù e perdonati al Calvario? Perché spesso noi come credenti facciamo più il lavoro del pubblico ministero, cioè di Satana, dell'accusatore, che di Cristo, che è l'avvocato. Cioè noi sottolineiamo le colpe degli altri, inchiodiamo gli altri, e la Bibbia ci dice che in questo modo noi crocifiggiamo in realtà di nuovo il Figlio di Dio nella vita degli altri. Vi lascio con questa riflessione, meditate su questi due versetti. Lettera di Giacomo, capitolo 1, verso 19-20. L'ira dell'uomo non adempie la giustizia di Dio. Lascia andare quella rabbia, lascia andare la tua ragione, lascia andare se quello ha torto, se quello ha ragione, lascia perdere. Guarda al lavoro che Cristo ha fatto per giustificarci tutti gratuitamente. Siamo ambasciatori di questo Vangelo, impariamo a guardare le cose dal punto di vista di questo regno di giustizia, del regno di Dio. Ciao, a presto, che Dio ti benedica.